Allo stupore per il grandioso inizio di campionato dobbiamo aggiungere altro stupore per un Arezzo che riesce a segnare 3 gol a quella pro Vercelli, candidata ad essere tra le protagoniste della stagione. Dopo le occasioni perse contro il Cuneo, l'Arezzo è meno manovriero ma colpisce al momento opportuno. Lo strepitoso Buglio segna nel primo tempo dalla distanza e mette dentro il quarto gol in campionato. Pelagotti e Pelagatti fanno un miracolo evitando l'1-1. Nella ripresa la pro Vercelli manda in campo tutti i giocatori più offensivi, dal canto fa entrare Cutolo che prima raddoppia di testa e poi con la pro Vercelli tutta in avanti, portiere compreso, viene lanciato e segna a porta vuota, con lo stadio che impazzisce. Seppur con una classifica ancora frammentata, l'Arezzo è primo in classifica insieme al Piacenza. Si è alzato il livello degli avversari, è stata una partita equilibrata. Forse nel primo tempo potevamo, secondo me, chiudere con... potevamo farne un altro di gol, perché le occasioni le abbiamo avute. È vero che ne hanno avute due pure loro da rimessa laterale, perché sono pericolosi, c'hanno struttura, lo sapevamo. È stata comunque tutta la partita equilibrata, hanno avuto secondo me un leggero predominio territoriale pure nel secondo tempo, però alla fine insomma, la squadra ha fatto una buona gara, l'ha interpretata per quello che erano le condizioni del campo e la forza dell'avversario, quindi va bene così. Che ogni partita poi va per sé, che io mi aspettassi qualche gol d'Anello era normale, quindi insomma, siamo contenti che abbia ritrovato anche lui la via della rete, e poi per un attaccante insomma, è sempre importante, soprattutto in mezz'ora di gioco che ha fatto, però abbiamo fatto tutti una buona gara, insomma, al di là della prolificità di oggi, insomma, siamo contenti della crescita. Tra i dati migliori anche l'apporto che hanno dato, no? I 3 giocatori che hai fatto giocare dall'inizio, anche un po' sorpresa. Sì, per sorpresa perché non ve li dico, quindi... Noi avevamo già in testa dopo la partita di far giocare, insomma ce ne sarà pure domenica qualche altro di cambio, perché credo che in questo momento qua ci siano giocatori pronti per dare un apporto significativo a partita in corso dall'inizio e che non sposta di granché insomma, la qualità della squadra. Chiaro che ho detto, ognuno fa per le caratteristiche sue, però insomma, Zappella... ha fatto una buona gara, Andrea è all'esordio dall'inizio in Serie C, non è mai facile, eppure ha fatto lo stesso quello che doveva fare in una partita di alto livello, quindi va sempre misurata in relazione all'avversario. Oggi l'hai vissuta di più la partita, l'abbiamo visto insomma, molto agitato in alcune fasi, anche per alcune piccole decisioni arbitrali che però in quel momento potevano essere, no, anche decisive. No, non sono piccole. Dirvi la verità, mi sono pure rotto le scatole, perché sono 10 partite e per un gol che mi hanno dato in fuorigioco in casa con l'Arzachena ne stanno fatti tutti i colori e sto qua, comincia a darmi un po' noia. Io non pretendo che di aver favori, non sto qua a fare morale a nessuno, però nemmeno che gli altri prendano in giro noi, perché siamo una squadra che fa le cose come deve fare, non abbiamo mai rotto le scatole a nessuno, e se l'arbitro viene qua fischia per quello che deve fischiare, non perché c'ha altre robe per la testa lui.